Allora, vediamo adesso come realizzare un QR code con Canva, un QR code tipo quelli che ci sono nei locali, nei ristoranti, attaccati sul tavolo, dove passando con il nostro cellulare leggiamo questo QR code e praticamente si apre il menu del locale, così evitano spreco di carta, il fatto che il menu cartaceo viene toccato da tutti e quindi dovrebbero disinfettare, non si sa se disinfettano. In questo modo praticamente ognuno tocca il proprio cellulare, scannerizza il QR code e ottiene il menu. Bene, io ho preparato qua il menu Burger Motti, io ho messo i due loghi del Motti professionale, Motti tecnico, e poi l'ho lasciato qua inalterato. Ovviamente l'abbiamo capito come fare per personalizzare una pagina del genere. A questo punto questa pagina la condivido, cioè la scarico, in questo caso la scarico in formato, ad esempio la posso scaricare in formato PDF. Bene, scarico la pagina e otterrò il formato PDF del mio menu. Questo sarà il menu raggiungibile dal cliente. Allora, mostriamo nella cartella. Benissimo, questo è il menu, vediamo come si vede. Eccolo qua, questo è il menu. E qua ci sono tutti i prezzi in dollari, non ci interessa nulla perché non è questo quello che vogliamo fare. E i due Burger Motti e i due loghi del Motti, professionale e tecnico. Benissimo, allora a questo punto per poter essere raggiunto questo file deve risiedere sul web, è raggiungibile 24 ore su 24. Una prima soluzione potrebbe essere questa. Vado sul mio drive, ok, mi carico qua il menu, quindi nuovo caricamento di file e lo vado a prendere da download, eccolo qua. Però facciamo una cosa, lo rinomino e lo chiamo menu Motti. Ok, a questo punto lo seleziono, apri e me lo trascino all'interno del mio drive. Andiamo a vedere dove l'ho messo. Aggiorniamo la pagina. Eccolo qua. A questo punto, per poter essere raggiungibile, io devo poter conoscere il link di questo file, altrimenti questo file non è raggiungibile. E allora faccio condividi. Vediamo se me lo dà qua il link. Condividi. Ecco, copia link senza limitazione. Chiunque abbia il link. E poi faccio copia il link. A questo punto, fine. Non mi serve più Drive, mi apro una pagina di testo, ecco qua, ci vado a mettere nella pagina di testo il link, così non lo perdo. Questo è il link praticamente del mio menu, vediamo se funziona. Apriamo una pagina, destro, incolla, invio, eccola qua, e mi compare il mio menu, quindi funziona. Lo dobbiamo mettere adesso nel QR code. Andiamo su Canva. Canva, perfetto. Questo non mi interessa più. Vado in home page, faccio un nuovo progetto, lo faccio 300x300, è più che sufficiente. Crea un nuovo progetto. A questo punto il mio QR code lo vado a mettere qua dentro. Vado nelle applicazioni perché è un'applicazione di Canva che ci permette di fare il QR code. Digito QR code. Ok, vado a prendere il primo, ce ne sono tantissimi, il primo è il più semplice. Andiamo qua. Mi dice di inserire l'URL. L'URL di cosa? L'URL praticamente del QR code sul mio spazio di drive. Qua lo posso personalizzare, lascio inalterato e gli dico genera codice. Mi ha generato il QR code, eccolo qua, lo posso ingrandire. Ovviamente sotto gli posso mettere l'immagine che voglio io, lo posso mettere in un'immagine dove compare la scritta digita il QR code qua accanto e otterrai il menu del nostro locale per poter scegliere le pietanze migliori, punto. Ovviamente posso cambiare da qua il colore del QR code, però in genere è classico il QR code, nero su sfondo bianco e margine 2. Benissimo. Vogliamo vedere se questo QR code funziona? Facciamo così.
Ci chiudiamo un attimino la pagina, la rimpiccioliamo e mi vado a prendere, chiudo tutte queste finestre che ho aperte, benissimo, e mi vado a prendere questo. Questo qua è un software, un attimino che prende il cellulare, vediamo se si riattiva. Ecco, in questo momento io sono sul mio cellulare, vi faccio vedere tutta la procedura. Questo non è altro che il mio cellulare. È collegato al PC in questo momento e riesco a vederlo sul PC. Secondo, ecco, così si vede un po' più grande. Vado a vedere, vado a prendere all'interno del mio cellulare, sto operando sul cellulare, voi lo vedete sullo schermo, vado a prendere l'applicazione che mi permette di leggere il QR code. Vado a scannerizzare il QR code adesso, ecco, in questo modo. L'ha letto e mi dice se voglio andare su questo link. Premo sul link, gli dico di aprirlo con Chrome solo una volta e aspetto. Eccolo qua. E in questo momento io sul mio cellulare, come vedete, ho il menu che posso ingrandire, come posso immaginare normale, e lo leggo tranquillamente. Rimpicciolire, eccetera, eccetera. Quindi ci siamo riusciti a mettere online 24 ore su 24 il menu del nostro ristorante tramite un QR code di Canva. È un nuovo progetto, dimensione 300x300. Potevo anche scegliere un'altra applicazione, QR code. Ecco, no, scusate, devo andare in app, QR code. Ecco qua, potevo scegliere una di queste, mo vediamo un attimino quale possiamo scegliere. Questa presumo ci faccia mettere anche delle immagini, questo è un QR code dinamico. Eccolo qua, apri. Benissimo, che tipo di QR code scegliamo? Questo è quello classico, poi ci sono gli altri circolari, vedete? Scegliamo questo circolare a doppio cerchio, ok. Andiamo a incollare il link, benissimo, qua mi dice il colore che voglio per i puntini e questo è il codice esadecimale del colore che ho scelto e questo è il codice esadecimale del colore nero, benissimo, il colore di background, cioè lo sfondo e posso anche mettere un logo, vediamo cosa succede mettendo un logo. Allora sono dovuto uscire perché i loghi che avevo io erano più di 150 kB come dimensioni, l'immagine era più di 150 kB, quindi non veniva accettato da questa applicazione. Sono uscito un attimino, mi sono ridimensionato l'immagine a un peso minore di 150 kB e adesso lo carico. Eccolo qua, logo, dimensioni piccole, apri. Ecco, infatti questa volta l'ha caricato. Vedete, ci fa l'anteprima qua, c'è all'interno il logo del Motti, che è quello che ho messo, poi qua scelgo la punteggiatura, non mi interessa, aggiungo il disegno, ecco qua, e ottengo il mio QR code con all'interno il codice non il codice, il logo del Motti professionale. Se accendo il mio cellulare qua sulla parte destra adesso un attimo. Bene, a questo punto vado a prendere l'applicazione per scannerizzare, eccola qua, il QR code. Un attimino che parte. Eccola qua. Vado a scannerizzare il QR code sul mio, l'ha preso, ecco, sul mio computer. Vabbè, gli dico no, non voglio nessuna valutazione, non voglio dare nessuna valutazione e qua c'è il link. Clicco sul link, gli dico solo una volta, lo apro con Chrome, attendo un attimino che si deve caricare tutto quel file PDF via internet, eccolo qua, sta comparendo e ottengo anche in questo caso il menu del Burger Motti. Penso di essere stato abbastanza chiaro, vi saluto anche sulla soluzione della realizzazione del QR code. Ciao a tutti!